è una delle tante assemblee che stiamo facendo in giro per la Calabria. Oggi siamo qui al Parco della Biodiversità di Catanzaro e stiamo facendo queste assemblee per spiegare in giro qual è la situazione attuale per quanto riguarda i lavoratori, i tirocinanti di inclusione sociale, quindi per quanto riguarda i TIS. Ad oggi abbiamo un tavolo permanente con la Regione Calabria, il tavolo permanente che dovrebbe essere riaggiornato nei prossimi giorni, in quanto abbiamo anche inviato una richiesta stesso ieri alla Regione affinché ci convocasse nel più breve tempo possibile per discutere dei due emendamenti approvati dal governo, principalmente su quello della proroga, perché ci sono i primi contratti di tirocinio che sono a scadenza il 2 ottobre. Per quanto riguarda la proroga, dato che non c'è la copertura economica finanziaria dell'intera annualità per coprire l'intera annualità, la nostra richiesta è stata quella alla Regione di individuare da subito le risorse da mettere a disposizione per coprire questa intera annualità, anche perché con i 5 milioni di euro non si riuscirebbe a coprire neanche tutto il 2023, quindi la Regione si deve fare garante nei prossimi giorni di darci la sicurezza che i tirocini continuano e che continuano con la copertura annuale anche delle restanti risorse che mancano i 5 milioni. Poi successivamente, nei prossimi mesi, bisogna lavorare sempre insieme alla Regione, sempre insieme anche ai deputati, ai parlamentari, alla stessa dottoressa Cantarini che era presente alla scorsa riunione che abbiamo avuto in Regione, affinché l'emendamento poi approvato a luglio scorso sia modificato per dare veramente una possibilità a questi lavoratori di una futura contrattualizzazione. Per quanto ci riguarda, abbiamo già individuato le problematiche che ci sono sull'emendamento. Noi abbiamo avuto la fortuna, sfortuna di seguire comunque la vicenda che ha permesso a tutti gli LSU e LPU in Calabria di essere stabilizzati e sappiamo magari quali potrebbero essere le correzioni da apportare sull'emendamento. Una di queste potrebbe essere magari non parlare di stabilizzazione a tempo indeterminato, ma un primo contratto di un anno. Con questa operazione si potrebbe poi effettivamente eliminare quel vincolo normativo che prevede che il 50% dei posti siano riservati all'esterno. Sì, innanzitutto io volevo ringraziare anche la CGIL, il segretario Ivan Ferraro, che si sta preoccupando di seguire la vertenza dei tirocinanti e di aggiornarci costantemente su l'evoluzione della vicenda. È un'evoluzione ovviamente preoccupante perché al netto di quelle che sono state le rassicurazioni di qualche mese fa, ad oggi non è sicura né una proroga né la contrattualizzazione che invece era stata annunciata quasi come sicura. Quindi oggi siamo qua per aggiornare un attimino sullo stato delle cose e per capire quali potranno essere poi i prossimi passi appunto per concludere, speriamo, questa vicenda il prima possibile. Hanno sicuramente una funzione fondamentale come tutti i TIS della Regione Calabria, perché comunque sostengono attività essenziali nei comuni e anche nel parco, che è assolutamente un patrimonio importante per questa città, e senza i tirocinanti spesso e volentieri si troverebbe scoperto di quelle figure che consentirebbero appunto di mandare avanti i servizi essenziali. La vertenza dei tirocinanti è una vertenza molto, molto particolare, nel senso che sono dei lavoratori che sono indispensabili per gli enti locali perché fanno funzioni essenziali e dall'altra parte sono dei lavoratori a nero che vengono utilizzati da parte di enti pubblici. È una contraddizione enorme perché non hanno né un contratto ed è una delle vertenze vere da dover porre in essere, cioè il rapporto contrattuale, il rapporto che ci deve essere tra lavoratore e azienda. Ed è questa una delle rivendicazioni vere che, se accompagnata a quella che è la proroga, gli dà il diritto di essere cittadini che hanno un rapporto di lavoro che sono di natura precaria. Su quello si imposta poi una prospettiva di stabilizzazione, che è l'altro passo essenziale per quanto riguarda le funzioni locali. Questi sono elementi che inevitabilmente all'interno di quella che è una vertenza vengono ad essere tenuti debitamente in considerazione e vediamo di poterla rilanciare in maniera costante e continua.